Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Maria De Filippi al centro di una truffa. Sembrerebbe proprio che la sua immagine sia stata utilizzata per una truffa online. Fate attenzione, il messaggio di uno dei bracci destri proprio di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Raffaella Mennoia, grandissima protagonista di Uomini e Donne, nella redazione ovviamente ha un ruolo importante, e proprio Raffaella mette in allerta tutti i fan di Maria, non solo, tutti coloro che utilizzano alcuni dei social. Proprio sembra essere proprio che questa truffa della conduttrice, che è stata molto attenta sempre a tutto nelle sue trasmissioni, avvenga in maniera più limpida e chiara possibile, tanto che lei stessa si impegna a far da mediatrice quando le parti coinvolte sembrano incapaci di comunicare con chiarezza e serenità. Questa volta è stato il suo nome essere trascinato in quello che ha tutta l'aria di essere una vera truffa, un oscuro affare. In poche parole, è una tecnica truffa sui social. Infatti da qualche giorno gira una pubblicità che associa il volto di Maria De Filippi a un presunto nuovo programma che garantirebbe elevati guadagni a chi decidesse di prendervi parte. Il post diffuso online mostra l'immagine della conduttrice e anche il tariffario dei guadagni. Maria ufficialmente aperto l'accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 230 fino a 480 euro a settimana. A questo avviso sono riportati i prezzi a seconda della permanenza in questo presunto programma: 3.500 per 4 settimane, 3 settimane 1.500 euro e così via. Pensato subito da Raffaella Mennoia, storica autrice di Maria De Filippi, di bloccare proprio questa truffa nelle sue stories, avvisando i fan della conduttrice. Ovviamente è una truffa, fate attenzione, queste le parole ovviamente di Raffaella Mennoia. Intanto Maria De Filippi, dopo essere stata in Sardegna, dove ovviamente si è occupata di Temptation Island, è sbarcata nel suo posto un po' magico, quel grande posto in Toscana, Santo Stefano, dove lei passa molto tempo. Intanto amici di Nova News 24, a Porto Santo Stefano proprio Maria De Filippi sta trascorrendo le ultime ore, che sembrano essere quelle di una vacanza che molto presto terminerà proprio per ritornare al lavoro. Proprio Maria De Filippi sicuramente già fra qualche settimana si rimetterà al lavoro per preparare la nuova stagione televisiva, che avrà grandissimo novità, soprattutto dal punto di vista sia di Uomini e Donne ma anche di Amici, e anche un programma come Tu sì che vales, che è stato completamente rivoluzionato. Intanto amici di Nova News 24, diteci voi cosa ne pensate di Maria De Filippi, della truffa online, se vi è capitato questo post sotto mano. Intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su, attenti a queste truffe, e seguiteci sempre su Nova News 24.